your love was like my guiding light to lead me safely through the night. When I got lost, you'd find a way to bring me home. Now I don't know which way to fly, not ever since. Grazie a te Massimo per aver scelto di portare i tuoi clienti sulla terrazza di Rifocillo, dove chiaramente si promuove cosa? I piatti con i nostri formaggi. A questo punto possiamo dire che è un'azienda leader nel settore caseario sia in Italia che all'estero. Ma siamo con lo chef Adriano nel Rifocillo. Cosa stai facendo, Adriano? Maccheroncini martelli, cacio e pepe, ovviamente con i nostri formaggi, che è un mix di pecorino roncione stagionato nelle grotte, lo scudo di Fauglia e poi il pecorino toscano DOP riserva stagionato. Siamo di supporto, Maurizio, scusa, siamo a un'iniziativa qui che riguarda i ticket su cui abbiamo lavorato, ma vuoi spiegare com'è nata questa iniziativa? L'iniziativa che ho fatto 12-14 anni fa col comune di Pisa e abbiamo messo la pubblicità dietro i ticket dei parcheggi. Con l'avvento tuo, perché siccome non fai niente dalla mattina alla sera, adesso puoi trovare sui ticket un QR code che cliccandoci sopra ti porta direttamente in azienda. Questo è un lavoretto da fare tutte le notti e non ti voglio vedere fermo. Quindi è perché non c'è da fare una sega, insomma. È proprio perché non c'è da fare una sega. No, comunque guarda, l'iniziativa la sto portando avanti, ma è grazie alla tua lungimiranza che la possiamo vedere realizzata. Grazie Maurizio. Bene, ma infatti stiamo consolidando dei rapporti che già sono in essere, quindi siamo clienti o fornitori reciproci e te, come sempre, magistralmente guidi tutto e crei delle congiunzioni non astrali ma terrestri che funzionano. Troppo buono, grazie. No, sono sempre reale, lo sai. Io dopo ci nero. Sei mitico. Dov'è il tagliando? Se la cambi, eccola qui, la cambi. No, allora, a parte il Tascalino, che è stato un evento anche presente anche in questa iniziativa, vuol dire che tieni molto anche la città di Pisa. Pisa è nel cuore, continua ad essere nel cuore. Ah, davvero, serata magnifica, partner ovviamente spettacolari. E niente, ti ringrazio, sei stata gentilissima. Grazie a te che ogni volta ci unisci davvero. E comunque questo tagliandino qui è utilissimo, fallo vedere bene. No, è vero, è utile. Allora, facciamo vedere il ticket. Eccolo. La roba. La. Levalo perché se no ti si vede, Salvatore. Innanzitutto grazie per la fiducia che ci hai accordato. Una serata splendida qui dal Busti. Meraviglioso. Dacci due valutazioni tua, che sei un grande imprenditore della città di Pisa, che ti stai muovendo anche fuori dal nostro territorio, l'ultimo è l'Osservatorio Romano. E sì, la Crista sta cercando di crescere e di farsi conoscere, e sono meravigliose queste iniziative fatte per anche socializzare anche con gli altri imprenditori. Stiamo crescendo e stiamo creando una sinergia anche con le altre realtà su Pisa. Allora, siamo qui con Danilo Bono, amministratore delegato e presidente della Tuttomatic, serata legata ai ticket dei parcheggi di Pisa. La serata è fatta proprio per gli sponsor di questa iniziativa. Due parole, Danilo. Siamo molto contenti di aver fatto di partecipare a questo progetto nuovo, innovativo, in cui si va a fare comunicazione ai pisani e a Pisa. Noi come Tuttomatic abbiamo voluto partecipare con un nostro servizio innovativo per quanto ci riguarda, cioè la consegna dell'acqua a domicilio.
è un settore nuovo per noi e ci fa piacere spingerlo e farci conoscere a Pisa anche per questo servizio. Serata fantastica con aziende davvero partecipative, con tante persone in cui è piacevole sempre passare del tempo insieme e scambiare opinioni e idee su diversi progetti che stiamo facendo. Faccio vedere tagliando. Niente, Danilo, grazie per la serata, ma vedo anche c'è anche il direttore commerciale. Qua dietro c'è anche la sorpresa stasera. Abbiamo Flavio. Allora Flavio, questa serata che ne dici? Una splendida serata con degli ottimi prodotti, un'ottima compagnia e veramente delle ottime possibilità di crescita e anche di business. Con Andrea della Top Wash. Andrea, serata dal Busti, legata agli sponsor di questa bella iniziativa. So che tieni a Pisa, quindi dacci due parole anche te. Iniziativa molto importante, soprattutto per mantenere anche la città pulita, perché i tickets di solito vanno per strada e in questo modo per si vanno a riutilizzare e non vanno per strada. Cosa molto importante, oltre ai vantaggi che possono avere i clienti, è per mantenere la città più pulita. La serata come sta andando al mangiare? Serata ottima, mangiare buonissimo, location bella, molto bella. Tutto siamo con Moro Maurizio della MC Impianti qui al ristorante Busti. Si è data insomma, anche abbastanza giusta anche come temperatura, perché cibo buono, buonissimo. Attenzione per la città di Pisa, questa iniziativa dei ticket, sei presente con la tua azienda? Sì. Sei contento, soddisfatto? Sì, soddisfatto. Adesso speriamo di raccogliere i risultati il prima possibile. Bella iniziativa. Serata ottima compagnia, cibo buonissimo, temperatura perfetta. Siamo qui con Enrico, sempre alla serata qui del Busti, perché ha partecipato all'iniziativa del ticket. Do anche la mia presenza, così ti conforto nelle parole che dirai. E diciamo anche la tua azienda attenta alla città, quindi a comunicare qualcosa di differente, e quindi ti ringrazio. Due parole per la serata e per quello che ovviamente sono anche gli altri imprenditori che sono qui a questa tavola. Allora, è molto semplice, la serata sta proseguendo molto bene perché è una scena veramente fantastica con ottimi amici e niente, la ditta nasce nel 1964, quindi quest'anno abbiamo il piacere di festeggiare entro fine dicembre 60 anni di attività, un piccolo e ottimo servizio nel centro di Pisa. Ecco. Offriamo un servizio a 360 gradi e soprattutto anche un servizio di revisioni con l'appoggio dell'Intergomma Service 4 che ci aiuta a poter accontentare anche i nostri clienti nel centro di Pisa. Ecco. Offrendo un servizio molto vantaggioso. Siamo qui con Federico Della Bartola, che è presidente dell'Acqua del Tesorino. Partecipa alla serata in quanto azienda importante per il gruppo di imprenditori che sono a questo tavolo, qui dal Busti, a Rifocillo. E Federico, partecipare con questi imprenditori, credo che per un'azienda del tuo livello sia comunque un occhio di riguardo importante. Dacci due parole anche tu. Sono felice di intervenire a questi eventi. Fa sempre piacere avere degli imprenditori amici, conoscenti, che sono del territorio, che sviluppano il territorio, che sono della realtà pisana. E noi ci teniamo molto a essere sempre presenti, a essere attivi nelle varie vicende di Pisana.